è tutto, cinema, cinema, cinema. Ah, comes back to my old Chinatown. Ah, zio, zio, com'è, com'è, spiega la vita, spiega com'è. Ah, zio, zio, com'è, com'è, spiegami tutto, spiega perché. Piano piano si srotola di questo film la pellicola. Ah, zio. Si chiama, anzi si intitola, perché è un romanzo da leggere tutto d'un fiato, Dalle stelle alle sbarre, ne abbiamo già parlato, scritto a due mani da Attilio Frasca e da giornalista Rai, documentarista Fabio Masi, un libro diario che racconta le 100 lettere che un condannato a 30 anni per omicidio, Attilio Frasca appunto, scrive dai penitenziari di mezza Italia, compreso il famigerato penitenziario di Viterbo, chiamato anche Alcatraz, all'amico d'infanzia e di quartiere Fabio Masi, quando la vita non aveva ancora selezionato i loro destini. Ebbene, quel libro, come vi abbiamo raccontato in un nostro collegamento dal carcere modello di Pescara con l'aiuto dell'attore Flavio Insinna, già nostro ospite, e del teatro stabile d'Abruzzo, diretto dal cantautore Simone Cristicchi, che fra pochi giorni vedrete completamente diverso sul palcoscenico dell'Ariston di Sanremo, ebbene, quel libro è diventato un musical straordinario, protagonisti 10 detenuti del carcere di Pescara, che presto diventerà uno spettacolo itinerante e forse anche un film. Ed allora cinema, cinema, cinema ed ancora cinema. Tonino Pinto saluta in diretta dal carcere di De Bibbia a Roma gli ascoltatori della newyorkese Radio Free Station, la potente radio web che si sente e si vede, la radio degli italiani nel mondo. Perché dal carcere di De Bibbia? Perché quel musical, interpretato dai detenuti della Casa Circondariale di Pescara, per la coregia di Fabio Masi, debutterà in tournée nazionale proprio dal teatro del carcere di De Bibbia, in Roma, per poi toccare i teatri nazionali delle città più importanti. Dalle stelle alle stalle, come ci disse in diretta dal Quirino di Roma in occasione della conferenza stampa sul libro di Masi e l'eccezionale evento artistico, non è solo un sorprendente documento che testimonia la volontà da parte delle istituzioni volta al recupero umano e sociale di tutti i detenuti, ma la testimonianza di come le condizioni possano cambiare e forse migliorare e recuperare l'esistenza stessa drammatica di esseri umani colpevoli di reati anche orribili, che negli anni, come la vita che dalle stelle alle sbarre racconta Attilio Frasca, e mentre vi parlo, amici cari di Radio Free Station, proprio nel teatro del carcere di De Bibbia, i nostri protagonisti, registi, autori delle musiche e tecnici stanno effettuando il sopralluogo per un debutto in tour di cui si parlerà molto. Ed ora cambiamo argomento. A 30 anni dalla scomparsa, scritto da Noel Simsolo, arriva anche in Italia il bel libro intervista dedicato a Sergio Leone, uno a cui la storia di Attilio Frasca sarebbe piaciuta portare sullo schermo, ne sono sicurissimo. Sergio Leone ci lasciò il 30 aprile 1989, ricordo ancora la diretta che feci per il TG3, allora proprio davanti a casa sua, mentre lavorava ad un colossal sull'assedio di Leningrado da parte dei tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Il libro, anche libro fotografico, di Simsolo è la raccolta di varie interviste effettuate sui set dei film di Leone nel corso di 20 anni fino al 1982. Tanti ricordi, tanti aneddoti, tante curiosità inedite sulla vita di un genio, di un vero genio, che non indossò mai la divisa del genio, come hanno fatto Fellini, Rossellini, De Sica, Rosi, Antonioni, Monicelli, e forse proprio per questo ancora oggi immortale. Tonino Pinto vi saluta, sempre dal carcere di De Bibbia, per un appuntamento che la prossima settimana ci porterà dritti dritti a Sanremo. Ciao ciao!
5, 4, 3, 2, 1. Si chiama, anzi si intitola perché è un romanzo da leggere tutto d'un fiato, dalle stelle alle sbarre, ne abbiamo già parlato, scritto a due mani da Attilio Frasca e da giornalista Rai, documentarista Fabio Masi, un libro diario che racconta le 100 lettere che un condannato a 30 anni per omicidio, Attilio Frasca appunto, scrive dai penitenziari di mezza Italia, compreso il famigerato penitenziario di Viterbo, chiamato anche Alcatraz, all'amico d'infanzia e di quartiere Fabio Masi, quando la vita non aveva ancora selezionato i loro destini. Ebbene, quel libro, come vi abbiamo raccontato con un nostro collegamento dal carcere modello di Pescara, con l'aiuto dell'attore Flavio Insinna, già nostro ospite, e del teatro stabile d'Abruzzo, diretto dal cantautore Simone Cristicchi, che fra pochi giorni vedrete completamente diverso sul palcoscenico dell'Ariston di Sanremo. Ebbene, quel libro è diventato un musical straordinario, protagonisti 10 detenuti del carcere di Pescara, che presto diventerà uno spettacolo itinerante e forse anche un film. Ed allora cinema, cinema, cinema ed ancora cinema. Tonino Pinto saluta in diretta dal carcere di Rebibbia a Roma gli ascoltatori della newyorkese Radio Free Station, la potente radio web che si sente e si vede, la radio degli italiani nel mondo. Perché dal carcere di Rebibbia? Perché quel musical interpretato dai detenuti della casa circondariale di Pescara per la coregia di Fabio Masi debutterà in tournée nazionale proprio dal teatro del carcere di Rebibbia in Roma, per poi toccare i teatri nazionali delle città più importanti, dalle stelle alle stalle, come ci disse in diretta dal Quirino di Roma in occasione della conferenza stampa sul libro di Masi e l'eccezionale evento artistico. Non è solo un sorprendente documento che testimonia la volontà da parte delle istituzioni volta al recupero umano e sociale di tutti i detenuti, ma la testimonianza di come le condizioni possano cambiare e forse migliorare e recuperare l'esistenza stessa drammatica di esseri umani colpevoli di reati anche orribili, che negli anni, come la vita che dalle stelle alle sbarre racconta Attilio Frasca, e mentre vi parlo, amici cari di Radio Free Station, proprio nel teatro del carcere di Rebibbia, i nostri protagonisti, registi, autori delle musiche e tecnici, stanno effettuando il sopralluogo per un debutto in tour di cui si parlerà molto. Ed ora cambiamo argomento. A 30 anni dalla scomparsa, scritto da Noel Simsolo, arriva anche in Italia il bel libro intervista dedicato a Sergio Leone, uno a cui la storia di Attilio Frasca sarebbe piaciuta portare sullo schermo, ne sono sicurissimo. Sergio Leone ci lasciò il 30 aprile 1989, ricordo ancora la diretta che feci per il TG3, allora proprio davanti a casa sua, mentre lavorava ad un colossal sull'assedio di Leningrado da parte dei tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Il libro, anche libro fotografico, di Simsolo è la raccolta di varie interviste effettuate sui set dei film di Leone nel corso di 20 anni fino al 1982. Tanti ricordi, tanti aneddoti, tante curiosità inedite sulla vita di un genio, di un vero genio, che non indossò mai la divisa del genio, come hanno fatto Fellini, Rossellini, De Sica, Rosi, Antonioni, Monicelli. E forse proprio per questo, ancora oggi, immortale. Tonino Pinto vi saluta, sempre dal carcere di Rebibbia, per un appuntamento che la prossima settimana ci porterà dritti dritti a Sanremo. Ciao ciao!